Il servizio di trasporto urbano del Comune di Teramo si trasforma. Arrivano 5 nuovi autobus, moderni e tecnologici, con soluzioni innovative. Nessuna barriera architettonica, il conteggio automatico dei passeggeri e un sistema di sorveglianza. Un investimento di circa 1.250.000 euro per mezzi di trasporto ingegnosi, che saranno gestiti dall'azienda Baltour, concessionaria del servizio comunale. Presidente, sempre più vicino ai cittadini. Sicuramente sì, perché queste innovazioni che portiamo sul servizio urbano hanno senz'altro una ricaduta sulla clientela, che mi piace chiamarla clientela, sui cittadini in generale, per dare anche un'immagine di una città che segue l'evoluzione dei tempi. Soddisfatta l'amministrazione comunale di Teramo, che vede con l'acquisto di questi nuovi autobus un miglioramento della qualità di vita per i cittadini teramani, soprattutto per i disabili, che avranno a disposizione una pedana per salire e scendere dai mezzi di trasporto. Sono degli autobus Euro 6, quindi molto meno inquinanti degli altri. Questi vanno man mano a sostituire il parco autobus presente in città ormai da tanti anni, quindi andranno via man mano degli autobus vecchi, arriveranno questi moderni, dotati di molti servizi, tra i quali vorrei appuntarne due. La pedana per i disabili, per far accedere meglio i diversamente abili agli autobus, ho implementati anche da 13 fermate intelligenti che verranno fatte con questo finanziamento da qui ai prossimi mesi sulla linea principale della città, quindi delle fermate intelligenti, ma intelligenti appunto perché riescono a far salire tutti. E soprattutto il contapersone è uno strumento tecnico presente sull'autobus che in tempo reale fa sapere al gestore, quindi anche a noi, quanti utenti ci sono in quel momento sull'autobus. E sapete, è stato un argomento forte negli ultimi mesi sul riempimento di alcuni autobus in città.